siamo qui con Vito Licio al birrificio Svevo, la prima volta al Salone del Gusto. Sì, questa è la prima volta che al Salone del Gusto. Le impressioni da parte delle persone che sono arrivate al tuo stand? Ha suscitato molta curiosità il fatto che venissimo da Bari, in un salone frequentato, cioè, con birrifici prevalentemente del nord. Come del resto poi è la mappa dei birrifici italiani. Sì, quella, la maggiore concentrazione al centro nord, diciamo nord, con qualche punto di eccellenza tra il centro e il sud. Che domande ti hanno fatto? Magari ti hanno chiesto che cosa ci mette nella birra, se c'è qualche ingrediente tipico della tua zona che utilizzi, o si sono solamente interessati agli stili che tu avevi qua in degustazione? Sono principalmente interessato agli stili e suscita, ripeto, molta curiosità il fatto che veniamo da così lontano, in una manifestazione qui a Torino. Beh, comunque anche perché voi avete magari l'obiettivo di farla conoscere per tutta l'Italia, non solo diciamo per il centro-sud. Stiamo allargando la nostra distribuzione, noi siamo prevalentemente distribuiti nel centro-sud e quindi adesso puntiamo ad attaccare il nord. Quindi tra locali e beer shop o... Sì, noi puntiamo principalmente alla ristorazione, wine bar, poi le zone nostre, i nostri clienti usuali nella nostra zona dove operiamo. E nei prossimi mesi dove ti troveremo? Dove ti vedremo? In qualche manifestazione? In giro per l'Italia oppure a Bari? No, sicuramente la prossima manifestazione non ne avremo, perché visto il periodo estivo, diciamo natalizio, sarà molto carico di lavoro. Quindi non abbiamo in programma altri eventi importanti come questo. E invece tra le ultime due birre che i clienti possono vedere nella tua linea di produzione, qual è tra le ultime novità? In questo salone ho presentato la Claudette, che è una sour ale prodotta. Stiamo iniziando a seguire questo filone di birre acide con una nostra filosofia. Mentre i belgi hanno una fermentazione spontanea, naturale e completa, noi sto puntando su una doppia fermentazione, una fermentazione con Saccharomyces cervicis, quindi lievito della birra standard che utilizziamo nel birrificio. Successivamente alla prima fermentazione verrà inoculato una miscela di lieviti selvaggi che abbiamo raccolto in un periodo preciso dell'anno nella nostra zona, in cui si vengono fuori dei sentori di uva e uva fragola molto intensi, quindi sono interessato a riproporre questo prodotto che qui ha suscitato molto interesse tra i vari. Come si chiama questa birra esattamente? Questa birra è la Claudette, è una sour ale. Come mai si chiama Claudette? Claudette è dedicata a mia moglie che ha assaggiato questa birra dopo 6 mesi di maturazione, è rimasta entusiasta, quindi ho deciso di dedicarle questa birra. Ok, grazie mille Vito e auguri per questo salone. Grazie. Ciao ciao.